Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Astral Chain. Siamo arrivati al sesto capitolo con questo nuovissimo episodio. In descrizione come sempre vi ricordo che vi lascio tutti i link utili e non perdiamo tempo perché sono molto molto curioso di andare a scoprire cosa si cela dietro questo nuovissimo capitolo, perché nello scorso a quanto pare Jenna o Jenna, come vogliamo chiamarla, ci ha detto di non fidarci assolutamente di Joseph o Joseph, penso più Joseph, il capo, il comandante di tutto quanto, che abbiamo scoperto essere anche a tutti gli effetti un medico, una persona specializzata in determinate cose. Quindi si potrebbe dire che ci sono parecchie cose da andare a scoprire nell'episodio di oggi. E andremo a scoprirle esattamente adesso. Sto registrando questo video poco dopo la realizzazione dell'ultimo, quello che avete visto ieri, e sto realizzando queste botte di video singoli, un po' più lunghe, il doppio rispetto a quanto riguarda il resto. Cos'è questo? Controlla i file. Consulta il database della polizia. Non so cosa sia. Ci sono un sacco di testi lunghi. Mamma mia. Sicuramente in futuro mi faranno capire un po' meglio tutto questo. Entriamo comunque nel capitolo 06, complicità. Yo! Ima chotto ii kana? 話がしたいんだ。本部の屋上で待ってるよ。 Ok, Hal ci vuole parlare e va benissimo, lo faremo. Però prima entriamo un attimo nel terminale Legatus perché devo un attimo pulire i miei mostriciattoli. Vedete un po'? Sono belli sporchi, eh. Ok, stiamo salendo per incontrare Hal sul tetto. Non lo vedo. Chissà se c'è Hal, proprio Hal, oppure semplicemente il robottino. Ma penso che appunto, conoscendo ciò che ci è stato detto nello scorso episodio, ci sarà semplicemente il robottino. Sì, infatti, lo vedo lì. Andiamo immediatamente a salutarlo. Ciao! Ho finito di analizzare la scheda di dati che ci hai dato tu, sei chi. Ho trovato qualcosa che ti interesserà. Che cosa? I dati che erano protetti con una cifratura di alto profilo, ma sono riuscito ad accedervi. Ci ho trovato documenti di laboratorio e anche una mappa. E poi un sacco di link a siti di notizie. Mi interessano i documenti di laboratorio. Sembrano tutti i risultati di una serie di esami clinici, sempre sulla stessa droga. I documenti appartengono al centro di ricerca Aegis, quindi immagina che la droga sia un loro progetto. Immagina, secondo me, oltre ai mainframe di Legion, Jenna ha preso anche quei documenti quanto ha attaccato il laboratorio. Ma perché? Purtroppo i farmaci vanno ben oltre le mie conoscenze. Però posso dirti che questa droga ha molto in comune con quella formula anticontaminazione che creò il governo anni fa. Tutti pensarono che avrebbe potuto salvare la nostra specie, ma il governo smise di distribuirla dopo la pandemia. Ovviamente non hanno mai spiegato il perché, ma gira voce che la pandemia e quella formula fossero correlate. Ora, la droga di cui parlo in documenti non è proprio uguale, contiene un composito che non sono riuscito a identificare. Siti di notizia? Tutti i link portano a un caso che né la polizia né l'unità Neuron sono riusciti a chiudere. Parliamo di una banda di tizi dotati di forza sovrumana che si fanno chiamare Eremiti. Mi chiedo se si tratti degli stessi Eremiti. Se è così, capisco che la polizia abbia avuto problemi, ma l'unità Neuron non avrebbe potuto risolvere il caso, sono solo umani. Comunque sia, non credo che si tratti degli Eremiti che conosco io. Quelli sono hacker, del tipo che ruba i ricchi per dare ai poveri. Magari un po' loschi, ma che in fondo sono brava gente. O almeno lo erano. Ma il punto è, perché Jenna ha pensato che noi dovessimo vedere questi link? Dati di una mappa. È una mappa molto dettagliata della zona 09. So che è da dove siete nati tu e Akira. È stata completamente sigillata per 20 anni, da quando scoppiò la pandemia. Secondo il governo, la zona è ancora altamente contaminata, in pratica ormai è condannata. Comunque la mappa sulla scheda di dati è molto accurata, deve essere stata creata tramite esplorazione diretta del posto. Rappresenta soprattutto la zona in cui vivrebbero gli arginati, il settore 5, ma perché proprio quell'area? In qualsiasi modo, la si veda, con questa scheda i dati di Jenna stanno cercando sicuramente di dirci qualcosa. Cioè, resta una terrorista, quindi non ci si può fidare ciecamente di lei, però... In quarantena o no, nella zona 09 ci vive ancora un sacco di gente. Cosa accadrebbe se ci fosse un altro incidente? Di una cosa però sono sicuro, il governo non farebbe nulla. Quindi ho deciso, io ci vado. Perché proprio tu? Non posso chiedere a nessun altro di farlo. Che cosa dovrei fare allora? Dare al governo una scheda dati e sperare che si muova qualcosa? Non faranno niente per la zona 9. Diranno che analizzeranno i dati e poi archiveranno la scheda e finirà tutto lì. Quali sono i tuoi motivi? Il settore 5 mi sta molto a cuore. Facciamo che lo chiamiamo settore V. Il settore V mi sta molto a cuore. Se in quel posto sta succedendo qualcosa, io lo devo sapere. Entrare nella zona 09 senza autorizzazione è vietato persino ai membri dell'unità Neuron. Se ti colgono sul fatto, potrebbero toglierti il tuo Legion. Forse perfino arrestarti, o peggio. Andrà bene, scommetto che posso far entrare e uscire questo drone di nascosto.
Però se proprio vuoi venire, una mano potrebbe farmi comodo. Sto scherzando, ovviamente. Se vuoi venire, il tuo aiuto mi farà senz'altro comodo, ma non so se potrà accadere. Comunque, sarà meglio che mi spieghi. Chi ha tempo non aspetti tempo. Se... ed è un sé grande quanto una casa, se vuoi assolutamente aiutarmi, vai in Piazza dell'Armonia. Da lì imposterò un segnale che dovrai seguire. Ti attenderò per un po', ma solo per un pochino. Beh, io ci vorrei andare, francamente. Ah, comunque ho messo la maschera. La voglio assolutamente tenere. Penso che sia veramente bellissima e che gli stia benissimo. Comunque ho notato che nell'artbook hanno fatto vedere qualche dettaglio del sedere del mio personaggio. Quindi sono tipo... ah, quindi era proprio una cosa volutamente studiata. Ce l'avevamo proprio così, in questo modo barbaro. Andiamo nel garage. Sì, è proprio tostissima. Cioè, guardate che bello. Ha più o meno anche gli stessi colori nostri. Eccoci qua. Andiamo a prendere la nostra motocicletta. Aspetta. Riclicchiamo. Dio mio. Ok, sì. Non è proprio semplice, perché te l'ho preferito in fretta. Poi sono abituato ai Pokémon, che premo A in maniera incondizionata. Ready, go. Bellissimo. Ok, eccoci arrivati. Zona 33, Piazza dell'Armonia, centro multimediale. Qua ci eravamo già arrivati di notte, quindi cerchiamo di andare dove Hal ci manderà il segnale. Ok, verso qua. Andiamoci assolutamente. Ci sono un po' di side quest, ne farò un paio giusto così per vedere. Vediamo cosa vuole questa tizia. Ho perso una scheda qui da qualche parte. Se non dovessi trovarla non saprei proprio dove sbattere la testa. Di sicuro un cane poliziotto potrebbe trovarla. Eccolo lì. Trovato. Andiamo a riportarglielo. Anzi, facciamo così. Portiamoglielo a cavallo. Eccolo qua. Tutto tuo, baby. Quest finita. Adesso ci ringrazierà. Accetto questo piccolo regalo. Ora, se vuoi scusarmi, devo fare delle compere. Figurati. Nessun problema. Cioè, mi basta premere L e sto già cavalcando. Bellissimo. Ma tipo, la gente che non può vedere i miei Legion, giusto per dire, non è tipo stranissimo che mi vedano cavalcare? Eccomi qua giù. Qua prima non si poteva passare, però hanno aperto l'uscita. Aspetta, Ok, prendiamo questo. Qua mi muovo a piedi perché sennò è un po' un problema. Non mi fa entrare. Eccolo qua. Pam. Però cambierei Legion di nuovo. Cioè, raga, la bestia è troppo comoda. È troppo giusta. Cosa devo fare? Scendere? Ok, scendiamo. Tutti giù. Oh, caricamento. È raro vederli in questo gioco. Bene, lo sapevo che saresti venuta. Comunque di nuovo, lo vuoi davvero? È illegale entrare nella zona 09. Anche perché per l'unità Neuron, se ti scoprono ti accuseranno di insubordinazione. Vuoi davvero rischiare? Sì. Allora grazie, davvero. Ok, innanzitutto bisogna fare qualcosa per i tuoi vestiti. Gli arginati non sono propriamente a favore del governo o della polizia. Non puoi andare in giro per la zona 09 vestita così. Ma fortunatamente per te ci ho già pensato io. Provati questi. Spero che tu me li lascerai, vero? Ti prego, fammi vedere cosa mi hai dato. Me li devi troppo lasciare. Me li devi troppo lasciare questi vestiti. Cioè, io mi vesto così. Magari un po' più maschile, però. Ti vanno alla perfezione. Mi sono già scordato che sei una piedi piatti. La madonna. Quella porta è l'unica via d'accesso all'area circoscritta. Come puoi vedere, per arrivarci dovremo superare delle guardie senza farci notare. E anche la porta non si aprirà senza una scheda. Il capitano della guardia dovrebbe averne una con sé. Ovviamente non possiamo andare a chiedergli di prestarcela. In qualche modo dovremo prendergliela. L'unica possibilità è incatenarlo con il tuo Legion. Così dovrebbe restare fuori gioco abbastanza. Bene, non ci resta che farlo. Cioè, raga, sono troppo figo vestito così. Ok. Io scapperei. Andiamo qua, cosa c'è? C'è un botto di gente. Cioè, c'è un botto di roba.
C'è un botto di materia cremisi. Vai che... Ok, mi giro intorno. Io qua risalgo, ma devo stare non attento di più. Ma c'è qualcuno qui? No? È semplicemente una zona extra dove fare robe. Ma tipo se mi volessi lanciare non posso? Sì, posso. Vieni qua. Puppati tutto questo. Vediamo se riesco ad andare senza farmi notare. Dove è finito il poliziotto? Ok, è lì. Freghiamocene totalmente e saliamo. No, mi ha visto! Oh, maledizione, scappa! D'accordo. Livello di allerta pochissimo. Ok. L'ho incatenato! Non mi dovrebbe dare la scheda, ok. Madonna, che ignoranza che ho fatto. Cioè, ho fatto tutto cattivissimo. Ottimo, hai ottenuto la scheda. Ora entriamo in quella porta. Settore V, arriviamo. Aspetta, ma qui... Ah, si poteva anche lateralmente. Senza fare tutto sto casino. Più o meno sono io nei giochi in cui devo fare le cose molto stealth. Arrivo e spacco tutti. Stiamo entrando. Sì, entriamoci. Usa l'ascensore. Oltre il muro. Completato. Adesso dobbiamo scendere. Perfetto. Eccoci qui. E qua? Devo per forza proseguire. Di qui. Anche a questo lato c'è la sicurezza. Sai come funziona? Non farti scoprire. Ok. Possiamo andarcene. Senza farci per forza scoprire. Ci arrivo? Di poco. Ok. No, io continuerei. Ma che scappa? Ma picchiamolo. Questo concetto che io devo scappare ogni volta. Madonna. Quanto le sta prendendo? Ciao. Sì, mi piace l'approccio diretto, Hal. Per la prossima volta potrebbe non funzionare. Manteniamo un profilo basso. Ok, boss. Ma sono arrivato, credo. Perché c'è un vendor qui? Vabbè. Non me lo aspettavo ci fosse. Ah, ok, finito. Eccoci. Ok, quelle dovevano essere le ultime guardie di cui preoccuparsi. E noi proseguiamo. Giusto? Perfetto. Cioè, guarda quanta roba qua. E quindi questo è il settore contaminato. Ma scusa un attimo, hanno chiuso proprio il cielo o cosa? Mi puzza. Cos'è? Un drone di sicurezza distrutto. Pare che funzionasse perfettamente fino a poco fa. Forse ha visto qualcosa di interessante. Diamo un'occhiata. Quelle guardie hanno detto che uno di loro è sparito, no? Questo drone è collegato al profilo della del scomparso. Saranno state assegnate allo stesso percorso, ma non vedo nessuno da queste parti. Un drone rotto e una guardia scomparsa. C'è qualcosa che non quadra, dobbiamo agire. Cerca di hackerare il drone con il tuo legion e vediamo cosa ha visto prima di essere distrutto. Il drone è la chiave per trovare la guardia, me lo sento. Va bene. Analizziamolo. Rubagli ogni dato. Ottimo, pare che tu sia riuscito a recuperare parte del filmato. Sì, ok, perfetto. Vediamolo. Il profilo è esattamente lo stesso, abbiamo trovato la nostra guardia. Il video è dell'1:47 di ieri notte. Finora parte un normale giro di pattuglia. Per il momento ancora nulla di strano, né per la gente né per il drone. Andiamo qua. Non posso passare di qui? Devo scendere lateralmente? O forse devo far passare il Legatus lì? No, non ci può arrivare, credo.
Potresti venire qua? Grazie. Ah, ok. Forse potevo distruggerli. Non lo so. No, aspetta. Forse devo continuare a visionare il filmato lì su. Cioè, c'è qualcosa che non mi torna. Perché la quest è ancora qua. Continuiamo ad analizzarlo. Boh, no. È che non c'è nulla in zona. Aspetta. Eccoci qua. Vieni qua, bello. Scava. Vediamo cosa recupera. Cibo per gatti. Sei serio? Sei serio? Cibo per gatti. Oh, guarda un po'. Il video... Aspetta, sbaglio, sembrerebbe che stia seguendo qualcosa. Ok, il video non è molto chiaro. Andiamo qua. Continua a guardarsi intorno. Avrà perso di vista ciò che stava inseguendo. Vede di nuovo qualcosa e poi scompare. E indovina un po', il drone viene abbattuto nello stesso identico momento. Qualunque cosa sia successo, è successo qui. Il colpevole non è stato ripreso nel filmato. Pensi anche tu quello che penso io? Deve essere una chimera. Se era qui verso le due, forse possiamo ancora trovare la guardia e salvargli la pelle. Boh, può essere. Torniamo qui. Al drone. Per lanciare il drone così fuori traiettoria, il colpo deve essere stato forte. Chiunque sia stato, è anche responsabile della scomparsa della guardia. Per lanciare... di nuovo. Ma sbaglio o queste sono tipo impronte? Eccolo lì. Un portale. Con i livelli di contaminazione così alti, la guardia deve aver visto la chimera e forse ha deciso di seguirla. A quanto pare però la chimera ha trovato lui per prima e l'ha trascinato attraverso il portale. Andiamo anche noi, proviamo a salvarlo. Eccoci qua infatti. Qua c'è la guardia. E lì c'è uno di quelli, di nuovo. Evochiamo la bestia, così ci togliamo il problema. Allora, questi qua che si difendono, barra difendono i nemici, barra fanno cose, meglio conosciuti come personaggi moralmente antipatici, chiamiamoli così, ci sono anche in altri giochi. Sono un po' i ranged, quelli che attaccano da lontano. In alcuni giochi sono semplicemente definiti maghi, che attaccano dalle retrovie, o clerici, e difendono i propri colleghi. Dipende ovviamente dal ruolo, dal gioco, dal nome, via dicendo. Quindi robette così. Nel frattempo comunque eliminiamo tutti quanti, tanto la situazione non è particolarmente complessa. Colpo di grazia sull'ultimo. E questo gioco mi ricorda sempre di più God Eater. Ehi, sono comparsi di Zeus. Eliminiamo anche le ranocchie. Ecco qua. Praticamente io il colpo di grazia lo sto facendo semplicemente per accumulare codice genetico e quindi poter potenziare il mio fedelissimo Legion con spada. No, in realtà potenzierò anche quello bestia, perché ha seriamente troppe qualità. Anche già soltanto il fatto che sia bello. A me piace giocare alle cose che trovo esteticamente belle. Colpo di grazia su Zeus enorme. E ci saluta quello gigante. Allora, le cose sono due. Abbiamo finito? No, c'è la terza ondata. Ok, ritogliamo la bestia e siamo pronti. Rimandiamo al mittente il cosetto. E qua prendiamocela con lui, che è veramente... sono un dito incredibile. Non dico dove, che è meglio. Sono veramente il rompiscatole, che è diverso. Codice abilità, yeah. Assorbi codice genetico 5. Ok, togliamo via anche questo. Manca soltanto l'ultimo. Colpo di grazia e si conclude. Ecco qua. Andiamo immediatamente ad aiutare il poliziotto. Controlliamo la vittima. Controlliamolo. Vediamo un po'. È vivo, ma i livelli di contaminazione sono quasi al massimo. Portiamolo di nuovo sulla terra. Sì, va benissimo. Un'altra buona azione per oggi. Dubito che ci lascerà andare solo per avergli salvato la vita. Dobbiamo andarcene prima che si svegli. Ho inviato un segnale di emergenza dalla sua posizione. I suoi colleghi saranno qui in un baleno. Andiamo. Guardia scomparsa. Perfetto. Allora, mi segnava qualcos'altro anche qua sotto, quindi io vorrei scendere. Assumici a indagare nella zona. Ok. Possiamo proseguire. Aspetta, ma mi segna che ci sia qualcosa qua.
Che cosa? Ah, aspetta. Ci sono dei criminali qui. Ok, ho capito. Vabbè, arriveremo anche qua dopo. Prima però, giretto di perlustrazione. Devo capire un po' come funziona questa zona. Parecchio complesso. Eccoci qua. C'è una sedia e anche una scala. La scala la uso. La sedia, boh. Ok, non è possibile usare il Legion qua a mezz'aria. Ma fa niente. Peccato però. Qua non c'è nulla. Ok. Qua volendo si potrebbe anche tranquillamente scendere, eh. Guarda un po' cosa vedono i miei occhi. Io sto esplorando un po' tutto per vedere se c'è qualcosa, ma al momento non trovo nulla. Vediamo se quello possente può fare effettivamente la differenza qua. Non ho mai aperto un cassonetto. Ok. Solleva. Ok, perfetto. Cattivo il giusto. Proviamo a entrare qua dentro. A me segna che qua ci sia una missione rossa. Bene, finalmente ce l'abbiamo fatta. Dovrebbe esserci un sacco di gente. Scommetto che troveremo le informazioni che ci servono. Si accede da lì. Andiamo a curiosare. Chiedendo in giro. Indaga nella zona. Ok, siamo arrivati. Ci sono anche delle quest da fare. Roba di poco conto però. Qua si può salire in qualche modo? Sì, si può. Si passa da qua. Credo. Sì, eccoci qua. Eccoci qui. Fatto. Mi segna che ci sia qualcuno esattamente qui, ma sicuramente o è sopra o è sotto o comunque in zona. Oh, vedo un ragazzo. Andiamo a parlarci. Per ora c'è bel tempo, ma sta per arrivare un bel temporale. Ok, va bene. Grazie dell'informazione per niente utile. Oh, aspetta, lì c'è un altro ragazzo. Parliamo anche con lui. Uomo esiliato. Quel tizio alla porta non va nemmeno al bagno senza che glielo dicano gli eremiti. Chi se ne frega, fammi entrare, dai, devo tornare dentro, altrimenti i miei vestiti si rovineranno. Parla con l'esiliato, quale? Aspetta, proviamo a scendere. C'è gente qua? No, non vedo nessuno, è la zona di prima. Ok. Ma che diamine guardi, pensa agli affari tuoi. Ma devo tipo interagirci in qualche modo? Guardia, ingresso frontale. Nessuno può passare, è un ordine degli eremiti. Va bene. Anche se ultimamente sembrano davvero troppo impegnati per mettersi a distribuire permessi. Come faccio a parlare con l'uomo vivace? Io ci ho parlato, bro, ma non mi fa entrare. Ora mi stai facendo arrabbiare. Ehi. Facciamogli male. Toh. Modalità rage. Madonna, le ha prese tipo troppo. Ok. Ma che accidenti ti ho fatto? Non ci crederai, ma ho soltanto messo piede fuori un attimo per prendere il bucato che è caduto. Se potessi raggiungere il tetto, tornerei a casa. Che guaio. Potrebbero anche farmi passare. Non sarebbe successo quando a guidare gli eremiti c'era quell'altro tizio. Chi era l'altro tizio? Sarebbe bello scoprire chi sia l'altro tizio. Aspetta un attimo. Ma c'è qualcuno qui? Sì, c'è un tizio. Parliamoci. Che fortuna che tu sia venuta qui. Puoi darmi una mano? Sono caduto dalla torre di guardia e mi sono fatto male all'anca. Tieni, prendi questa medicina. Grazie. Tu sei una di buoni, eh? È per la gente come te che vale la pena sorvegliare questo posto. Ah, quasi non riesco a muovermi. Scusa se continuo a chiedere il tuo aiuto, ma potresti darla a me? Certo. Tutta tua, bello. Beh, ti devo davvero un favore. Ecco, lascia che ti ripaghi così. Tu non sei di queste parti, vero? Ho passato così tanto tempo a fare la guardia al settore V che ho imparato a distinguere tra chi è da parte di quel muro e chi no. Se sei venuta fin qui, immagino che tu non voglia limitarti a vedere la recinzione esterna, vero?
Sembri una persona affidabile, quindi ti darò una mano. Puoi entrare da dietro. Mando le coordinate su quel tuo dispositivo. Un consiglio però, qui la gente non rispetta la legge come dalle tue parti. Sii cauta. Oh yes, va bene. Grazie mille. Gente onesta da queste parti. Poi vediamo se riesco a salire lì da qui, tipo. Ok, semplicemente facciamo il giro da questa e speriamo funzioni. Ma penso possa proprio funzionare. Boh, proviamo da questa. Magari la strada è giusta. Donna sola, vediamo. Mi piace stare qui perché è appartato. Che ci fai tu nel mio posto preferito dove pensare? Cerca di non dare troppo nell'occhio per gli eremiti. Non è che si facciano poi così paura. Se ti comporti bene possono aiutarti parecchio. Ma hanno fatto gran bene qui. Questo discorso mi ricorda vagamente periodi molto bui affrontati dall'Italia. Però non voglio fare riferimenti di alcun tipo. Ehi, ma quello è l'ingresso. Ma che bello che diventa. Ma che bello che diventa. Uomo turbato, vuoi sapere se c'è qualcosa di strano? Quanto tempo hai? Le cose strane qui sono all'ordine del giorno. Secondo me dipende dalla contaminazione latente che c'è qui. Per questo mi sto costruendo un depuratore. Ok, tu cosa fai? Vendi? No. Con te non si può parlare. Va bene. Questo deve essere il quartiere spazzatura numero uno di tutta l'arca. Lo dicono i grandi ed è vero. Io vengo dal quartiere spazzatura tutti i giorni, mi piace un sacco. Ho da fare adesso, devo cercare una cosa importante in questa spazzatura. Senza materiali buoni non si fanno buone armi. Glielo dico da una vita, ma credi che loro mi ascoltano? Figurati, e con loro intendo gli eremiti. E cosa farebbero esattamente gli eremiti per prendersi cura di noi? Fanno in modo che non ci trasformiamo tutti in quei cosi. Prevenire la contaminazione è un lavoro duro. Io ci voglio un sacco parlare con questi eremiti. Voglio capire. Adesso da fare. Puoi chiedere a qualcun altro? Volentieri. Qui abbiamo la selezione di articoli migliori. Guarda la sua merce. Vediamo gli articoli all'interno di questo negozio. Acquista. Ah, solo le medicine. Va bene. Allora parliamo di altro. Ok, fammi pensare. C'era un ragazzo che vendeva un liquido strano. Lo tiene in delle piccole bottigliette. Ok. Andrò a cercarlo. Qua in zona mi segna che ci sia qualcuno che ha bisogno di aiuto. Ehi, mi hai fatto prendere paura. Non ho niente da dirti. Ok. Nessuno può passare, è un ordine degli eremiti. Anche se ultimamente sembrano davvero troppo impegnati. Ah, siamo entrati, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto la strada al rovescio. Eccoci qua. Quindi avendo fatto la strada al rovescio, adesso dobbiamo entrare qua. Questo mi sembra Burger King, i colori. Un sacco Burger King. Donna alticcia. Questo sapore, non riesco a decifrarlo, ma è un misto di mistero ed energia. Questo eremitonico è mio, non provarci nemmeno. Eremitonico, cioè, suona anche male. Non l'ho pagato a prezzo pieno, un ubriaco mi ha fatto usare la sua carta eremita. Che fortuna. Ci ho notato qualcosa di strano, vuoi dire oltre te? Non direi, gli eremiti gestiscono le cose di queste parti, le case. No, le cose. Di queste parti nessuno osa mettersi contro di loro. Se fossi in te, terrei gli occhi aperti. Sono molto forti, ho sentito che usano una droga che gli dà una forza sovraumana. Accidenti, stanno tutti cercando disperatamente di prevenire la contaminazione. Roba da matti. Uomo assettato. Ho una gran sete, ma l'unico distributore di bibite da queste parti ha dei prezzi da rapina. Ma forse alla fine cederò e comprerò qualcosa da bere. Ho sentito dire che ti fa lo sconto se hai una carta eremita. Ma come faccio ad averla? Salve, sono Vendor. 100.000 G. Ma non ce l'ho. Ma non ce l'ho mai. Compriamo qualcosa qua. Io proverei latte megabyte. Magari acquistandolo glielo posso dare. Non lo so. Proviamoci. No, non posso fargli bere. Senza tetto. Come vorrei avere una bella coperta calda. Chissà se gli eremiti me ne darebbero una. Ma cosa dico? Non accetterò mai un debole come me. E nemmeno io voglio vivere con loro. O come loro. Qua c'è un sacco di gente. Deve essere qualcosa che posso vendere qua. O forse devo morire di fame. Tempo fa ho trovato delle medicine. Ho provato a venderle, ma nessun negozio me le ha comprate. Pensavo che non ci avrei fatto a venderle. Ma poi sono arrivati gli eremiti e le hanno comprate loro. Un liquido in una bella bottiglietta. Ok. Non credi anche tu che faccia molto più freddo qui ultimamente? Sta per arrivare un bel temporale.
Curioso. C'era un forestiero che camminava spesso da queste parti. A volte lo salutavo. Chissà dove sarà finito. Per tutti noi è il tizio secco. Mi chiedo dove sia finito. Il tizio secco. Che brutto nome per definire qualcuno. Bene, abbiamo tutte le informazioni che ci servono. Cerchiamo di capire bene cosa sappiamo. Allora, chi è il capo da queste parti? Eremiti. Giusto. Apparivano anche nei file di Jenna. Devono essere collegati in qualche modo. Ma qui... cosa stanno cercando di fare questi eremiti? Prevenire la contaminazione? Sì, sembra sia così. Finora pare che siano dalla parte dei buoni, ma... cosa stanno facendo gli eremiti per bloccare il processo di contaminazione? Eremitonico? No. Ma che dici? È proprio per la droga che usano che siano venuti qui. Allora, depuratore, eremiti, prevenire la contaminazione. Liquido? È un liquido. Già, se la bevi, non so in che modo dovrebbe salvarti dalla contaminazione. Ma com'è arrivata la droga nelle mani degli eremiti? Tizio secco? Giusto, dicono di averlo visto incontrarsi con gli eremiti. Scommetto che portava la droga con sé. Tutto nei file punta agli eremiti. La figura di quel tipo mi preoccupa non poco. Siamo arrivati troppo in fondo per non fare la visita agli eremiti. Dobbiamo trovare il modo di entrare nella loro base. Entreremo nella loro base. Adesso dobbiamo continuare a indagare sugli eremiti. Gli eremiti sono una banda di violetti e non amano chi viene da fuori. Ok, ci odiano tipo. Se ci avviciniamo ci smontano minimo. Perché non chiedono, chiediamo a Gaspar? Dovrebbe essere sui tetti. Quindi dobbiamo andare da Gaspar. Chi è Gaspar? Dicono sia sui tetti. Andiamo a recuperarlo. Allora, vediamo qua. Ragazzi, che fame. Andrei al ristorante di zuppa di riso. Andiamo al ristorante, allora. C'è un ristorante di zuppa di riso, ok. Zuppa di riso calda, la migliore da queste parti. Forza, provali tutte. Zuppa di riso. Arriva subito. Dammi la mia dannata zuppa di riso. Com'era? Penso ottima. Ha distrutto tipo tutto. Wow, l'hai mangiata tutta? Avevi proprio una gran fame. Aspetta, c'era qualcosa nella ciotola? Ehi, forse c'è finito qualcosa per sbaglio. C'è qualcosa che non va nella zuppa? Io uso solo ingredienti naturali. Non riesco a capire come ci sia finito dentro qualcosa. Mi dispiace molto. Spero che questa esperienza non ti abbia fatto odiare la mia zuppa. Ho un regalo per te. Che cosa? Buono zuppa. Tieni in sete dal ristorante di zuppa di riso del settore 5 per un premio. Boh, io li farei tutti e 7. Per toglierci il dubbio. Ok, abbiamo raccolto 7 buoni zuppa. Forse possiamo fare uno scambio. Cosa mi vuole dare? Torna quando vuoi. Abilità parata. Forse era quello? Parliamoci e basta. Ultimamente vengono sempre più eremiti e i miei clienti abituali hanno paura. È successo qualcosa? Non ne ho idea, ma quel signore laggiù potrebbero saperlo. Amano i pettegolezzi e a loro non sfugge nulla. Ma non parlano con tutti, devi trovare il modo di origliare quello che dicono. Wow, sembrerebbe proprio arrivato il momento di mandare il mio carissimo Legion ad ascoltare. Da chi devo origliare, scusami? Adesso vediamo un attimo. Aspetta, prima parliamo con lei. Hai freddo? No, dico, io sto congelando. Non sembra che tu abbia molto da fare. Mi faresti un favore? Ok. Meno male, mio marito si è dimenticato il pranzo a casa. Fa la guardia al muro d'ingresso. Non voglio vantarmi, ma da lui dipende la sicurezza di tutto il campo. Glielo porterei io stessa, ma sai che vento che c'è da quelle parti? Congelerei. Ok, devo portargli il pranzo. Carta eremita. Grazie mille. Con questo puoi avere uno sconto su ogni bevanda alcolica delle macchinette. Grazie mille. Quindi adesso possiamo prendere la bevanda, credo. Cioè, scopriamolo un attimo. C'era il vendor lì. Adesso possiamo un attimo dargli un'occhiata. Eccolo qua, vediamo. Vediamolo. Eremitonico, 10G. Bevanda creata degli eremiti, dal gusto amato da pochi. Vediamo se questo glielo posso dare. No, non glielo posso dare. Alla fine non glielo posso dare davvero, peccato. Capito, sono talmente altruista che volevo regalargli roba. Ecco qua, fatto. Parliamo con gli ubriaconi.
E tu chi diavolo sei? Vattene, non bevo con gli sconosciuti. Tu che saresti? Una specie di piedi piatti. Ti ho già detto di levarti dai piedi. Mi sa che mi sono fatto un bicchiere di troppo. Ehi, noi siamo amici, vero? Avrei bisogno di un piccolo favore. Sentiamo. Potresti andare alla macchinetta che vende le bevande e prendermi, come si chiama? Ah, un eremitonico. Sì, proprio quella. Prendimi un eremitonico e ti dirò tutto quello che vuoi sapere. Ce l'ho già. Ma dico, ti eri perso o che? Però hai trovato l'eremitonico. Sei una vera amica, lo sai. E dai, sbrigati. Tieni. Abbiamo tolto anche la pistola, nel dubbio. Vediamo cosa ci dicono. Madonna, sono storti persi, eh. Madonna. Ah, questa roba sì che mi sveglia come si deve. Mi innaffia il cervello. Mi dà una scarica di vita, tipo un fulmine. Scusami, amica, ok, vai pure. Spara queste domande. Stavi cercando il nascondiglio degli ermiti, no? Bazzicano in quel grosso palazzo rotondo vicino alle rotaie del treno. Ti avviso però, non gli piacciono gli ospiti. Direi di non usare il portone principale, insomma. Non che abbia idea di un passaggio segreto, ma se proprio vuoi entrarci... Chiarissimo. Lo so. Il tipo al negozio dei monitor conosce quel posto come le sue tasche. Dicono che sia una specie di informatore. Grazie mille. Di sicuro lui sa come entrare. Prova a chiedere a lui. Beh, io non ho altro tempo. Fammi un altro favore. Ferma il mondo. Sta girando tutto. Ok. Ciao, non siete di queste parti, vero? In un certo senso. Abbiamo un problema, però. Dicono che tu possa aiutarci. La mia reputazione mi precede, a quanto pare. È dura essere un informatore non affiliato agli eremiti, ma sopravvivo. Spara, che cosa vorresti sapere? Allora... origliare, passaggio segreto. Questo. Perché vai in giro a ficcare il naso in questa storia? Le informazioni che cerchi sono pericolose. Non sappiamo ancora molto, ma abbiamo ragione di credere che stia per succedere qualcosa di davvero brutto da queste parti. Stiamo cercando di evitarlo, ma per questo vogliamo sapere che cosa stanno facendo. Non capisco perché un forestiero si preoccupi di ciò che succede qui, ma ti ammiro, mi ricordi qualcuno. Ci sto. Con dei vecchi progetti di costruzione forse è possibile trovare un altro accesso che nessuno conosce. La buona notizia è che ho i dati, la cattiva è che sono bloccati in un vecchio server che non ha abbastanza energia. Se riesci a trovare degli interruttori da cui prendere un po' di energia, mi aiuti e potrei farlo partire. Grazie. Beh, grazie a te. Iris ti può mostrare la rete energetica. Segui i cavi e potrai trovare gli interruttori. Sono un po' troppo in alto, ma il tuo Legion con un arco sarà in grado di aiutarti. Dici? Non saprei dove, però... Ah no, forse sono questi. Allora... togliamolo di nuovo. Vediamo se sono questi. Eccolo qua. Eccolo qui. Ecco la rete energetica. E adesso? C'è abbastanza energia? Sembra che il server non abbia ancora energia. Ne ho appena trovato un altro. Eccolo qui. E questo dovrebbe mandare tutto quanto in modo corretto. Trovato. Eccolo qua. Bam. Uè, si sta cercando rogne e le hai trovate. Forse dovresti venire con me, così possiamo parlare e mi puoi spiegare che ci fai qui. Non mi piace come idea, dobbiamo occuparci di quei tizi prima che sia troppo tardi. Molto volentieri. Magari col tizio con la versione possente. Fatto. Quello dovrebbe essere l'ultimo interruttore. Spero che sia abbastanza energia per quel server. Andiamo a vedere se il tizio dei monitor ha tutto pronto. Grazie per aver azionato gli interruttori per me. Scommetto che ci sono un sacco di informazioni in questo gioiellino. Fantastico, mi piacerebbe dargli un'occhiata. Ma prima volevo sapere se hai capito come attivare, come arrivare al covo. Sembra che ci sia uno schema del palazzo di circa 25 anni fa. Si vedono dei condotti di ventilazione. A quanto pare almeno una porta all'interno del palazzo. Ti invio le coordinate, buona fortuna con gli eremiti. Potremmo cercare di intrufolarci dal sistema di ventilazione. Aggiungo le coordinate alla tua mappa. Speriamo di riuscire a vederci più chiaro in questa storia. Andiamo. Ok, conclusa questa parte della storia. E adesso possiamo proseguire. Incredibilmente. Possiamo andare. Adesso vediamo un po' dove dobbiamo andare prima di tutto, perché... Oh, aspetta, cos'è? Ah, sali, sì. Non avevo visto mica le scale.
No, non è questo. Non credo sia questo, perlomeno. No, qua ce l'ho già arrivato. Ce l'ho già passato, tra l'altro. Vediamo se è da questa. Forse è da questa, sì. Eccoci. Ragazzo maturo, dammi dei soldi. Tutto qui, questo è il suo dialogo, questa è la sua utilità. Ragazzo ribelle, cos'è da guardare? Pensi di potermi dare degli ordini? No. Oh, c'è una cassa, apriamola. Ok, un po' di codici. Ho una gran fame. Andrei al ristorante di zuppa di riso. Quelle guardie non fanno che chiacchierare tutto il giorno, ma appena spunto qualcuno smettono di parlare. E questo mi incuriosisce più che mai. Vorrei tanto trovare il modo di origliare cosa dicono. Forse quelle lì in fondo, non lo so. Uomo imponente. Sto facendo attenzione alle persone sospette e credo di vederne uno proprio adesso. Spero non si stia riferendo a me. Solleva. Ehi tu, laggiù, non avvicinarti oltre. Levati dai piedi se non vuoi prenderle. Sei sorda, ti ho detto di sparire. Questa tizia inizia a darmi sui nervi. Diamole una bella lezione. Bene, molestiamoli. Facciamoli vedere chi comanda. In stile Jojo. Ora, 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 ora. E altre cosette così. Fatto. E adesso? Ti prego, basta. Dove sono finiti? Ma, cioè? Te ne sei sbarazzata, eh? Sì, abbiamo salvato il tizio. Grande. Uomo facoltoso. Grazie infinite. Questo è il tuo dialogo? Questo è il dialogo. Wow, che dialogo. Ma mi aspettavo qualcosa di più. Non ha avuto senso. Vabbè, io vado via. Credo di dover scendere da qui, allora. Sì. Mi sembrava l'idea più giusta. Indossiamolo così possiamo un attimo muoverci. Apriamolo. Ecco il condotto di aerazione. E possiamo entrare. Per entrare bisogna sempre premere l'analogico a sinistra mentre non si sta muovendo. Vediamo qua a sinistra cosa c'è. Assolutamente niente. Ok. Iniziamo a preparare la bestia. Eccoci qua. Allora, togliamo la bestia e facciamogli scavare un pochino. Dovrebbero esserci altri posti dove possa scavare. Cibo per gatti. No, c'è, ho trovato qualcosa di particolare, non lo so. Ha fatto un rumore diverso dal solito. Ancora qui? Ce n'è un altro? Vai, scava anche qui. Pantaloni lacerati. Ok, ottimo. Ovviamente cambieremo il tutto prima o poi. Scusa un attimo, ma qua non possiamo passare da nessuna parte? Ok, sì, semplicemente non c'era. Usiamo l'iris perché sennò non vediamo niente. Ok, eccoci qua. Caricamento e probabilmente pure una cutscene in arrivo. Io me la bevo perché ho tantissima sete. Secondo le coordinate siamo alla base degli eremiti. Cerchiamo un modo per scendere. Beh, non ci vuole molto, dobbiamo proseguire. Occhio, c'è qualcuno sotto di noi. Cerchiamo di non fare troppo rumore. Vediamo un po'. Chi è? Non male. Che c'è? Ma hanno contaminazione loro. Ultimamente è un'area distrutta. Beh, tra il dovermi occupare delle chimere e tu sai cosa, ci sono andato giù pesante. A proposito di chi sei tu, ci sono nuovi indizi? No, niente, è letteralmente sparito dal nulla. L'ultima volta che ho visto il capo continuava a blaterare di un nuovo giocattolo su cui vuole mettere le mani. Sta anche rassegnando alcuni di noi perché lo aiutiamo a trovarlo, come se non fossimo capaci. Il capo è così, c'è poco da fare, sempre a debita distanza. Diamine, devo andare. Aspetta, vuoi passare da Kani Zaibatsu alla fine del turno per bere qualcosa? Ottima idea. Tutto qui? Kani Zaibatsu, eh? Serve il massimo. Ne ho ingurgitato un altro che zuppa di riso, ah. I dialoghi sono troppo veloci. Avete provato il loro liquore al granchio? È eccezionale.
Ma è finito? Tutto qui? Andiamo assolutamente. Comunque dialoghi molto stupidi, molto basic. Qui c'è altro, però voglio esplorare anche qui. Cos'è questo rumore? Ironia della sorte, due poliziotti che cercano di intrufolarsi come ladri. Già. Da qua si può scendere. Guarda in basso. Guarda! Quel tizio laggiù sta combattendo contro una chimera. Ma che diamine? Ma questo vuol dire che può vederle? Guarda, sta arrivando qualcuno. Allora, cosa mi puoi dire sul nostro nuovo campione? Gli effetti possono variare leggermente da persona a persona, ma una dose minima aiuta a combattere come leoni. Perfetto, l'unico problema rimasto ora è il nostro socio che sembra scomparso. Hai novità? Che bomba. Spiacente capo, ha dato ordine a tutti di continuare la ricerca ma senza risultati. Scommetto che è scomparso attraverso un portale. Qua sotto se le stanno dando di santa ragione. Ma è Akira. Troppo facile. Non otterremo nessun risultato con chimere così deboli. Però sembra che questo lotto sia valido. Non ci sono dubbi. Sono finiti i giorni in cui dovremo nasconderci. Presto potremo contrattaccare. Vorrei vedere la faccia di quei bastardi dei liberi. Che ne pensate? Vi va di salvare il mondo? Alza la voce, assicurati che il nostro pubblico lì sopra possa sentirci. Che state aspettando? Scendete e lasciate che vi dia un benvenuto come si deve. Ci hanno visti? No, io non penso stia parlando con qualcun altro. Squagliamocela prima che...俺は怪。おっと。自己紹介は不要だ。まさ。どうして彼女のことを。この町は俺たち、ハーミットのホームだってわかってる?どんな、それに電脳貴族と呼ばれる俺たちにかかりゃ、セントラルの奴らの情報だって、黄色いあんたのことは どういうわけか全くわからなかったけど。じゃあ、ここに来た理由もわかってるよね。まあまあまあ、落ち着いて。ここでは情報もただってわけにはいかない。事前悪いけど持ち合わせはないよ。あんたが持ってるかどうか知らないし、 警察官の発給に今日でも代わりにいいもん持ってるだろう。その不思議な力俺に見そうそうそう、やっぱりこ彼女が力を見せたら本当に上。セントラルのやつはリコ。おっと。ここは見捨てられた世界。何をしようが咎める方も人もいない。OK。 Ok, sono parecchio forti. Togliamogli le catene. Facciamolo menare come si deve. No, vabbè, attacca anche il robottino. Comunque ne mancano pochi. Ok, l'abbiamo disincatenato di nuovo.
L'abbiamo liberato. Ma non capisco perché mi lancino queste bombe di fuoco così. Da dove le abbiamo tolte, tra l'altro? Le abbiamo tolti due insieme. Incredibile, assolutamente incredibile. Tanto potere va ben oltre le mie aspettative. Dai che voglio massacrare altra gente. L'hai sentita anche tu, vero? Che cosa? L'eccitazione della battaglia. È arrivato il big boss. Kyle. Oppure in giapponese Kiru. Un po' di combo ogni tanto. L'oroscopo aveva ragione. Oggi è un gran giorno per conoscere persone nuove. E aveva assolutamente ragione. È tempo di togliere le catene e far menare. Oh, abbiamo cambiato, ho fatto un attacco concatenato, non so neanch'io come. Kyle è veramente molto molto forte. Non me l'aspettavo così tanto forte. Ma poi tra l'altro hanno molte combo.情報量以上に楽しませてもらった。約束破って嫌われても何だし。それじゃあ早速って言いたいと。え?とりあえず? Ok, prova di forza, risolto. E possiamo avanzare. Caricamento. E vediamo un po' dove ci porta. Eccoci qua. Venite o no? Sono qua, sono qua. Se vi perdete, non prendetevela con me. Non credo che conosciate questa zona. Teniamo gli occhi ben aperti. Ehi, non si parla così degli amici. Potresti urtare i miei sentimenti, eh? What? È un muro finto. Cos'è? Eccoci qui. Casa, dolce casa. No, ma sta pulendo in terra. Niente convenevoli. Fate come se foste a casa vostra. Monitor 1 perfetto. Monitor 2 tutto a posto. Monitor 3, mannaggia, batte di nuovo la fiacca. L'Evolving Blue non è solo per chi combatte. Dovresti vedere come spazzo con questo in corpo. Quando arriverà la mia nuova fornitura di Evolving Blue, modificherò il mio piano di allenamento. Quando arriva la prossima partita di Evolving Blue, voglio provare delle nuove mosse. Ma che succede? Mi chiedo se qui le cose torneranno mai alla normalità. Lui è il più ragionevole. Quando riceveremo altro Evolving Blue, andrò subito a Central City. Vuoi venire con me? Ci divertiamo? Finalmente qualcuno è arrivato dopo di me. Spero solo che non delureranno Kyle. Eccolo di nuovo. Niente da riportare. Ok. Qui non c'è molto da fare. Eremita solitario. Non ci posso parlare. Ma non c'è niente da cliccare, niente da fare, niente. Si può semplicemente entrare qui. E parliamo con Kyle. C'era qualcosa che volevate chiedermi, no? Sì. Droghe, eh? Subito al punto, vero? Beh, una promessa è una promessa. Si chiama Evolving Blue. Se ne prendi la dose giusta, diventi abbastanza forte da pestare una chimera. Sì, sappiamo già delle chimere. Evolving Blue ci permette di vederle, come avrete già capito. Sfortunatamente non possiamo arrogarci la paternità dell'Evolving Blue. Ci è stata consegnata. Da chi? Già, da un tizio secco. Vedo che hai studiato per bene. Si chiama Douglas. Non ci ha fornito altre informazioni e noi non ne abbiamo chieste. Se vuoi saperne di più, chiedi a lui. C'è solo un piccolo problema. Nessuno sa dove sia. È una cattiva notizia per voi, per noi e soprattutto per l'umanità. Ma sai cosa? Pare che tu ci sappia fare come detective. Se sei riuscito ad arrivare sin qui, trovare Douglas sarà un gioco da ragazzi.
L'unica traccia che abbiamo trovato di lui è quella valigetta. Se pensate che possa servirvi, prendetela pure. Continueremo a cercare, ma per ora l'unica traccia che posso offrire su Douglas è quella lì. Il resto è nelle vostre mani. Tornate da noi quando lo trovate. Ecco qua. Sembra che non possiamo fare altro che trovare questo Douglas. Facciamoglielo fiutare. Una volta fuori, iniziamo a indagare. Prego. Continua pure la tua ricerca. Da questa? Va benissimo. Forse siamo arrivati. Vedo già qualcosettina. Trovata. Controlliamo. Le tracce di Douglas portano al piano superiore. Pare che le scale non siano più praticabili. Se non saliamo perderemo le sue tracce. Guardiamoci intorno e troviamo un modo per salire. Sto cercando ma non ne vedo. Forse abbiamo trovato un modo per salire. Eccolo qua. Attenzione. Ah, ma ci sono nemici. Non li avevo mica visti. Ciao belli. Probabilmente c'è contaminazione, come dice Hal. Il soffitto che ci è crollato addosso mi ha spaventato a morte. Ma scusami un attimo, ma tu non sei un robottino che abita chissà dove? Ah ok, sì, sta facendo riferimenti strani. Apriamo codesta porta, dentro è pieno di abomini. Eccoli qua infatti. Non sto attivando il Legion cane perché tanto alla fine la bestia ci ha detto che dobbiamo salire qua. C'è una chimera. C'è un portale da queste parti, dice. Ops, bloccato. Rispedito al mittente. Combo a manetta, colpo di grazia. E chiudiamo qua il fight. Senza troppi giri. Ora torniamo a cercare Douglas. Oh, beccato il portale. Dobbiamo proprio entrarci, vero? Le tracce di Douglas ci portano esattamente dentro il portale. Andiamoci. È arrivato il nostro momento. Eccoci qua, nella dimensione. Cosa vuol dire? Siamo arrivati ma... sto rivelando dei segnali vitali. Potrebbero essere di Douglas. Il segnale è ancora molto forte. Vediamo di trovarlo prima che cambi. Si sono attivate le piattaforme. Come mai? Non riesco a capirlo. Magari perché sono vicino a un Legion? Non so. Ma sbaglio o qua in zona ci siamo già stati? È terribilmente simile allo scorso. È strutturato in maniera molto simile. Eccomi arrivato nello spiazzo. Non mi piace la situazione. Ci sono le chimere tostissime. Io avrei messo le chimere catturabili e addestrabili per farle diventare quindi dei Legion. Però tipo mantenendo lo stile che hanno queste. Cioè queste qua, guardate quanto sono belle. Sono infinitamente più belle delle altre. Ok, colpo di grazia, così riempiamo ancora un po' di codice genetico le nostre task. Ok, piano piano. Perfetto. Mi è nuovo questo. Questo giochino così mi è assolutamente nuovo. Non c'era mai capitato di dover muoverci così. Ed eccoci qua dentro. Facciamo prima così, francamente. E adesso? Sì, tutto fighissimo, ma... e mo? Ah. No, scherzavo. Ah, eccolo lì. Attivato. Ora dovrebbe muoversi. Possiamo andare così. Il punto è dove?
Eccoci qua. Siamo arrivati. Yeah. Bene, ci mancava soltanto questo. Il Legion Bestia può individuare e attaccare le chimere nascoste che non riesce a vedere. Bene, lo userò con molto piacere. Che poi non puoi vedere, si fa per dire, perché comunque c'è... cioè, è lì. Si vede tranquillamente. Ma il colore di questa chimera è un po' diverso. Dove è finita? Eccola lì. Cioè, non lo vedo, però mi rimane il... diciamo il marker d'assalto. Quindi, cioè, so perfettamente dove sia. È inutile. Ok, ha battuto la chimera. Dove è finito Douglas? Ah, ecco. Dobbiamo salire qua sopra. Prendiamoci tutto. E saliamo sopra. Let's go! Stiamo salendo da Douglas. Ok, perfetto. E dai. È difficile così, eh? Ecco qua. Si può andare fino laggiù? Sì. Eccoci. Dobbiamo salire qua, suppongo. Sì. Dobbiamo salire qui. No, non ci sono arrivato in tempo. Facciamo il giro. Ok, stavolta non siamo caduti. Dio mio, che vergogna. La strada si sta facendo parecchio lunga. Aspetta, eccolo lì. Come immaginavo, c'era un altro percorso. Opla. No. C'ero quasi. Mi ha portato dov'ero? Sì, mi ha portato dov'ero. Aspetta, ma viene verso di me? Ma in che senso? Ma vattene! Ma che ansia! Dai che il mio Legion non ci arriva fino a lì. E invece sì. Vai fin fondo. Opla, mi ha portato. Vedo uno spiazzo gigantesco dove dovremmo quasi sicuramente menare un bel po' di gente. Andiamocene! Mi stanno inseguendo! Mi stanno inseguendo. Lasciatemi in pace. Sì, mi stanno proprio inseguendo. Ironia della sorte, mi possono inseguire. Cosa c'è se rimango qua? Che scendo. Che scendo. Ma non volevo scendere. Dov'è la nostra destinazione? È su. È lì. È lì. Ah, ma... non l'avevo visto. Ma guarda un po' cosa c'è. Allora, spada. Un bel taglionetto. Di quelli leggermente storti così. Bam. Perfetto. Andiamo. Arrivati. Qua c'è un altro puzzle. Ci sta portando su o sta scendendo quello? Credo ci abbia portati su. Guarda lì, lo vedo. Arrivo. C'è un botto di gente qui. Ho liberato nuovamente il Legion per fargli tirare le spazzate, ma ho capito che praticamente se lo fai e praticamente arrivano a colpirlo eccetera, lui se ne va. Non è una cosa particolarmente comoda. Quindi penso che quell'attacco lì lo cambierò e metterò il prima possibile quello che incatena, perché è molto più comodo. Ecco fatto. Si fa per dire. Perché sono al 20%. Ok. Ok. Si chiama Tartaro ed è cattivo. Ed è bello grosso, porca miseria. Che bello attaccare in aria.
Non sapevo si potesse fare così bene. Cosa sta succedendo? Ha funzionato. L'abbiamo evitato. Cioè, questa me l'ha tirata. Anzi, no, mi ha fatto cadere. Precisiamo, neanche mi ha preso troppo. Adesso queste le sto evitando a manetta, ma... è un C9, è tantissimo. Cioè, non so gli altri ranghi quali fossero, però... però penso che questo sia tanto. Evitiamo ogni attacco. Manca poco. Colpo di grazia. Ok. Sarebbe stato troppo bello addestrarlo, raga. Prendercelo come Legionis e portarlo a casa. Sarebbe stato magnifico. Oh, guarda cosa vedo nei miei occhi. Un'abilità. Anticaduta. Ok. Ma adesso Douglas. Bene, ora vai da Douglas. Ecco qua il corpo di Douglas. ケースはどこだ? セーフに見捨てられ20年。この薬が俺たちを変えてくれた。だが、セントラルの奴らに目にもの見せてやるって時に今回の一件だ。限りある力に絶望したが、月が回ってきた。あんたのおかげで、こいつをしのぐものがあるって知ることができたんだからな。レギオンだったか?そいつをいただく! Abomini eremiti. Andiamo benissimo. Cioè, non proprio, però... non mi fa vedere la vita. Chissà perché. Aspettavo che me la facesse vedere. Non so quanta vita possano avere. Questo qua grosso, tanta. Kyle non è particolarmente contento di quello che succede ai suoi colleghi. E direi anche normale. Combo finale, se riesco. L'ho eliminato. Ho eliminato il grosso. Difendiamolo.
Anche se vorrei farlo morire malissimo dopo tutto quello che ha fatto. Meglio raggiungere di fretta Douglas. Telecamera di sicurezza? Analizzala. Vediamo dove diamine è andato Douglas. Ok, è andato qua. Seguiamolo. No, vabbè. No, vabbè. Sono veramente tantissimi. Peccato che muoiano in 2 secondi. Dove è finito Douglas? Meno male che ce n'è 8000 di queste telecamere. Ok, andiamo. Oh, cavolo. Temporale. Accidenti, è stata l'Evolving Blue a causare tutto questo? Non saprei. Ma si sta mischiando. Cioè, il mondo si sta mischiando con quello astrale? Portali su portali. Forse quando arrivano le tempeste succede questo. Dobbiamo abbattere le chimere. Non ne sono particolarmente contento, però dobbiamo. Facciamo colpi di grazia e cose del genere, perché non voglio perdere assolutamente tempo con questi pesci piccoli. Ma dobbiamo assolutamente andare da Douglas. Ok, no, 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 col cavolo che cado. Le tracce stanno continuando. Eccolo lì, infatti. Qualcosa mi sta venendo incontro. Non so come ho fatto a evitarlo. Cioè, adesso ci sono pure piattaforme. C'è di tutto, raga, c'è di tutto. Ok. No, perché sono caduto così? Mi riporti su o... Ah no, semplicemente mi ritrovo giù quasi morto in mezzo al niente. E ci ricado. Ci sembra lo faccio apposta. Ma perdo vita? Sì, e ne perdo anche tanta. No, il prossimo lo facciamo bene. Ok, siamo sopra. Siamo di nuovo sopra. Procediamo. Io nel dubbio ogni tanto metto anche l'Iris, ma non penso che serva. Dio mio, si sta glitchando tutto. Ok, dammi più informazioni. È andato qui. Ci sono dei superstiti. Aspetta, qualcosa non va. Eh sì, non va bene. Dove diamine è Douglas? Cioè, è caduto un fulmine in pieno. Salva il civile. Ok. Solleviamolo. Beh, ti ho salvato la vita. Ciao bello. Ah, che male. Sono un po' ammaccata, ma me la caverò. Grazie dell'aiuto. Forse dobbiamo andare qua. È che non ne ho idea, è tutto confuso. Cos'è? Ma che accidenti è quello? Ma ci gioco la testa che ha a che fare con Douglas. Dobbiamo trovarlo. Salvataggio in corso, andiamo. Vabbè, no, vabbè. Un altro di quelli grossi. Questo, non so se ve l'ho detto, ma è il mio preferito. È assolutamente il mio preferito su tutta la linea. Per quanto riguarda quelli grandi. E poi neanche grandi. Un po' grandi.
Colpo di grazia. E qua è finita. Perfetto. Ora dobbiamo proseguire, credo. Credo. Sarebbe bellissimo poter capire anche come e dove. Io sto proseguendo la strada, ma boh. Douglas deve essere qua da qualche parte. Me lo auguro, carissimo robottino di Hal, me lo auguro. Loro stanno scappando dalla parte sbagliata, secondo me. Perché devo correre, scusatemi? Mi sta bene andare a picchiare gente. Aspetta, devo prendere l'ascensore, quindi. No, vabbè, che infame. Vai, saliamo. La calma prima della tempesta. Oh, shit. Ok, abbiamo l'iris per fare luce. Si fa per dire. C'è qualcuno laggiù. Sta cercando di identificarlo. Credo che sia Douglas. Ma è qua dentro? Sì, è Douglas. Troppo tardi. Non respira più. Immagino che quella sia la sua pistola, allora. Non vedo segni di lotta. Controlla le tasche. Magari ha un biglietto. Ma sta glitchando tutto. Tutto. È un lasciapassare per la zona 09. Un attimo. Douglas lavorava per la CRA. Dai un'occhiata in giro. Potrebbe esserci qualcos'altro di importante. Ma intendi sempre su Douglas? Ispeziona la stanza. Solo la stanza? Controlla. Tutte queste fiale sono vuote. E quindi qualcuno deve... Fuori da questa stanza c'è una telecamera di sicurezza, no? Forse può rispondere alle nostre domande. Fuori da questa stanza? Eccola. Analizziamola. Scopriamo le informazioni. Eccolo qua. Ma... E cosa? Jenna. Jenna. Aspetta, guarda, qualcuno ha lasciato la stanza con una valigetta. Chiunque fosse sarà di sicuro interessato all'Evolving Blue. Douglas compare proprio quando quella persona sta per andarsene, ma non prova nemmeno a riprendersi la valigetta. E poi una volta rimasto solo, Douglas. Oh mio Dio. Quella sembrava una pistola. Scommetto che è la persona che ha preso la valigetta. Assolutamente. Oh Dio mio. Cosa ci facevano? Ehi, aspetta. Ci vedranno? Non mi interessa. Aiuta l'unità Neuron. Cosa vuol dire? Ci sono i Neuron qui? C'è uno che si chiama Joey. Non me lo ricordo. Ci sta chiedendo se siamo mischiati. Guarda, mi piacerebbe dirti di no. Ma sì. Ok. Ci vogliono assolutamente arrestare, penso. Adesso arriva un'altra gente. C'è un sacco di energia nei dintorni e viene verso di noi, ha appena detto Hal. Lassù. Beh, giustamente, abbiamo affrontato l'alfa. Che fai? Non affronti anche il beta?
Quindi dobbiamo assolutamente legnare prima questo homunculus e sicuramente nella zona c'è Jenna. Io teoricamente l'ho evitato. In pratica il gioco dice di no, però ok. Mamma mia, i danni che si sta prendendo. Questa è stata una schivata notevole. Vediamo se riusciamo a attaccare un po' meglio queste gambe, che mi pare siano la zona più sicura. Siamo a metà vita, quindi adesso sicuramente entrerà, non dico in modalità arrabbiato, però quantomeno inizierà la seconda fase della lotta. Ecco, infatti adesso sta picchiando male. Quella cosa, se mi prende mi one shotta, vero? Dove sta andando? Mi prende, vero? Mi prende. No, non mi prende. Non mi ha preso. Io nel dubbio continuo ad attaccarlo. Ok, il mio Legion è tipo scarico. Vabbè, io continuo. Prima o poi qualcosa succede. Ok, questo è a caso. Questo è un sacco a caso. Questo è un sacco a caso. Potresti smetterla. Oh, zona critica. La faccia è critico. Dov'è finito? Ah, è sempre lì, ok. Aspetta, cambiamolo. Cosa sta facendo? Sta sbavando tipo. Onesto. Ma è scarico? No, è ancora qua. Perfetto. Spariamo la testa, che sente i danni, che è una meraviglia. Ok. Madonna come li sente. Ma che gioia per gli occhi. Ok, fatto. Pensavo di chiuderla in una maniera un po' più elegante, ma a quanto pare va bene così.黒い礼儀を新しい番犬か。どこまでも私の邪魔をするというのね、ヨゼフ。いい格好だな。帰ったら。 Fermi tutti, quello era nostro fratello. Quello era nostro fratello. In che senso? Cosa ci faceva lì? Perché era lì? In che senso? Fermi tutti. E perché era nero? Perché aveva... Ho bisogno di risposte, non di domande. Risposte, non domande. Dio mio, non vedo l'ora di andare nel prossimo episodio. Questo episodio è durato adesso in registrazione 2 ore. Non so quanto sarà lungo una volta editato, però porca miseria.
Che bomba, incredibile. Davvero incredibile. Detto ciò ragazzi, possiamo chiudere qua, dato che abbiamo finito il sesto capitolo. Adesso io mi tuffo immediatamente nel registrare il settimo. E detto ciò, io vi aspetto in un prossimo episodio. Non mancate assolutamente. Alla prossima.